Ciao ragazze, nuovo video e parto subito stringendo perché voglio farvi vedere un po' di pacchettini AliExpress che sono arrivati tra questa settimana e la scorsa. Ho cambiato location perché ero in cucina a fare delle cose, ho visto questa bella luce e ho detto, oddio, luce perfetta, facciamo un video che di là era tutto scuro. Ortisia, capelli lunghissimi. In più mi sono appena truccata perché dobbiamo uscire. E quindi mentre aspetto l'uomo di casa, che vediamo di sistemare un po', l'uomo di casa che sistema, qui c'è la mia nuvoletta, tittì, la nuvoletta che mi hanno fatto i miei quando sono tornata, con scritto bentornati, tutte le mie calamitine, mamma no, scoprite ogni volta un pezzetto nuovo. E niente, dai, partiamo e vi faccio, delirium, vi faccio vedere giusto il trucco di oggi, questo gatto che è decisamente autunnale, l'ho fatto con gli ombretti crinoline di neve qui nell'angolo interno della palpebra dell'occhio. E poi ci ho messo Grenadine e Daphne 2 che mi ha regalato la mia amicale, mio amore. E, ok, arrivi AliExpress, non ve li divido, ma non sto a ripetervi tutto. AliExpress è un super negozio online orientale in realtà, perché un sacco di pacchettini arrivano dalla Malesia. Non ho ancora capito come funziona la storia delle spedizioni loro, che vabbè. Così, dove quasi tutte le cose sono a spedizione gratuita, ci trovate di tutto e di ogni, dall'ago al missile, e costa tutto pochissimo. Allora, io per definizione, come sempre, vi dico che tutto quello che trovate su AliExpress è fake, però io non ci metto la mano sul fuoco proprio perché io non ne sono sicura, nel senso che può essere che sia così e può essere che invece certe cose vengano prodotte là e che le stesse aziende che le producono le vendano anche a noi. Così, comunque, scusate, ma mi sento tutta sfrugugliata. Niente, ho fatto tutto di corsa. Allora, uno dei pacchettini che mi è arrivato la settimana scorsa è questo. Queste sono le ricariche del Velvet Soft della Dr. Scholl che io ho comprato in Italia. Il Velvet Soft, vedete. L'ho comprato in Italia in offerta a 24 euro, 19 euro, 20 euro e dovevo comprare le ricariche. Io ho visto il video di Erika, le fatine del trucco. Andate sul suo canale, lo trovate. C'è la review del Velvet Soft che le è arrivato da AliExpress messa a confronto con quello vero e vi assicuro che non c'è nessunissima differenza. E le ricariche andavano benissimo. E siccome io due ricariche le ho trovate che costavano tipo 8 euro, una cosa così, sotto 10 euro, perché io ormai ho preso questo dogma che tutto è sotto 10 euro, allora le ho ordinate, mi sono arrivate in circa 3 settimane, eccole qui nella busta bollotica, bollosa, e le ho provate, nel senso non l'ho ancora montata perché la mia ancora per qualche giorno, qualche volta funziona, però volevo assicurarmi di averle perché poi una volta che le devo buttare. Siccome so che ci vuole qualche settimana, eccolo qui. E niente, niente di che. Qua, come vedete, c'è scritto dove viene prodotto e quant'altro. Dice che viene prodotta mine della Reckitt Benckiser in Nuova Zelanda. Poi, se non volete comprare su AliExpress, per me è uguale, però sappiate che conviene. Poi, un'altra cosina che mi è arrivata è questa. Perché We Love Cats, adesso è arrivato. Sono i miei calzini gattosi. Io non ho ancora usato niente, tranne una cosa in realtà, perché non potevo resistere. Sono delle calzine gattose. Tra l'altro, non è neanche male perché 80% cotone. Queste le ho pagate tipo 1,60 euro. Vedete? Con la miccia, con il fiocchetto. Io queste qui le ho viste. Tra l'altro, profumano di cotone gravato. Le ho viste, mi sono innamorata, ho detto ne devo avere almeno un paio. E tra l'altro, adesso che le ho viste, che so come sono, che comunque non ci hanno messo molto ad arrivare, mi sa che vabbè, sacchettino lo eliminiamo. Mi sa che ne compro qualche paio da regalare a Natale perché sono veramente troppo carine. Cioè, sono fatte bene, sono carine, anche magari da tenere a vista. 1,60 euro al paio. Poi. Ah, questo è il sacchettino vuoto di una cosa che vi faccio vedere adesso. Ed è questa qui, nella busta super bollo c'è questa. Aiuto, è storta. Questa è arrivata già la settimana scorsa, la mia Laura Canzip, però io non ho avuto ancora modo di. Non avevo ancora fatto il video perché volevo accumulare un po' di cose, sennò tutte le settimane diventa una menata. Qua c'è la sua scatolina, ve la faccio vedere subito.
Allora, questa è la prima delle palette che io ho ricevuto. Le altre le sto traccando giorno per giorno, ho sentito i venditori, sono in transito, arriveranno. Non riuscirò mai ad aprirla, aiuto! Arriveranno sicuramente, ci vuole un attimo perché quando arrivano a Malpensa, in dogana, ci vuole un attimo. Però di problemi con la dogana io fino ad ora non ne ho avuti mai, mi è arrivato tutto. Allora, dentro questa bella scatolina c'è il mini primer, eccolo qui. Riuscite a vedere? E c'è la palettina. Questa io l'ho già usata, sono sincera. Qua la vedete sporca, ma sono stata io, cioè che sono una paciugona sul cartone, ecco. Questi sono i colori, la palette è stupenda, magnetica, tac. E vi faccio uno sboccino veloce. Tra l'altro, cioè, vi sboccio questo colore qui che è chiaro e si chiama Undercover. E vi swatcho questo qui che è Unreal, questo che è un marrone shimmer. Aiuto, non riesco a prenderlo. Eccolo qui. E poi vi swatcho uno scuro, magari opaco, che è Unbridled, questo qui. Che dire? Allora, questo qui è l'opachino. Vabbè, adesso tenete conto che la maggior parte del colore è rimasta qua, non so perché. Questo qui è quello color panna, non si vede una mazza. E questo è l'altro. Vediamo di quello color panna, vi faccio uno swatch diverso, tipo qui, ma è un colore chiarissimo, si vede poco e niente. Già di suo, cioè proprio che. Ok, questi sono i colori. Allora, io l'ho già usata questa palette, è già una settimana che la utilizzo, perché è arrivata non questa settimana, che è passata quella precedente, e devo dirvi che mi sto trovando veramente bene. Non sono per niente polverosi i colori. Non ho usato ovviamente tutti i colori, ma dove vedete più o meno la pucciata, non sono polverosi i colori, sono molto belli, la palette è fantastica, non ha nessun cattivo odore, anzi, e è arrivata intatta, senza problemi, e mi sta rendendo veramente molto felice. Anche questo colore Unspoken, questo qui. Sono molto cremosi come colori e non era scontata questa cosa. Vabbè, la luce un po' qualche. Che dire, questa è la prima delle palette che io ho ordinato, poi in realtà me ne deve arrivare una catastrofe ancora e spero che arrivino, cioè tutti i giorni sono lì a fare la macumba sul sito dei trekking perché ho un sacco di voglia di averle. Vabbè, non ve l'ho fatto vedere dietro, comunque così. Sono contenta di averla comprata, sono contenta, soddisfatta, non mi sta dando nessun tipo di problema agli occhi e io ho la palpebra che si secca facilmente, ho gli occhi sensibili. Non mi sta dando nessun tipo di problema, non ho ancora usato il primer perché ho ancora il primer potion della Urban Decay e vorrei finire quello prima di cominciarne un altro, però sono veramente felice, mi sta dando delle grandi soddisfazioni e non mi crea nessun tipo di problema il fatto di averla comprata su AliExpress. Voi lo sapete, io lo ripeto ogni video che riguarda AliExpress, a me che le cose arrivino dalla Cina, che poi non arrivano dalla Cina ma arrivano dalla Malesia. A quanto pare non me ne frega niente, io mi ci sto trovando bene. Nel momento nel quale ci sarà qualche magagna, io ve lo dirò, però fino adesso io questa palette la uso per un trucco che mi faccio la mattina alle 7 meno 20 e mi dura fino alla sera che torno a casa, che possono essere 6 e mezza, 7 e mezza, 8 e mezza, 10 e mezza, dipende, 6 e mezza, quasi mai, però madonna, questi capelli. E mi piace, mi ci trovo bene, mi piace tantissimo e se vi capita che la volete comprare, compratela perché questa l'ho pagata 5,80 euro, mi sembra. Poi fake, non fake, io non lo so, non mi interessa, non è una cosa che per me è rilevante, per me se è un prodotto di make-up è buono, anche quelli di H&M sono made in Cina o made in Poland o dove cavolo, però le cose che ho usato, quelle che mi piacevano bene, quelle che mi piacevano le imbarcate. Io non sono qui a farmi delle pippe mentali. Sappiate che questa palette è fantastica, però a me non ha creato intolleranze. Poi vi ripeto, è arrivata in 3 settimane, un mese. Poi questo niente, è una busta vuota. Allora, ieri invece mi sono arrivate delle altre cose: un paio di make-up e una no, che non c'entra la matta. Il non make-up è questo, che adesso finalmente posso scartare e mettere via, è il pelapatate e verdure di Hello Kitty. Io
Io amo follemente Hello Kitty, è una cosa che vado fuori di testa, e una sera mi sono messa lì su AliExpress e ho, come si dice, aiuto, ho spulciato le cose di Hello Kitty e c'erano tutti gli utensili da cucina, ci sono anche le palette per il riso, ci sono i contenitori, ovviamente io ho visto questo, sono andata fuori di testa e me lo sono comprato all'istante. Questo qui costava, non mi ricordo, 1,50 euro, 2 euro, 1,80 euro. E ne ho comprato uno, tra l'altro, anche per la mia capa, che anche lei è una Hello Kitty dipendente. E ieri gliel'ho dato subito, era contentissima. Vabbè, sa che se non glielo mettiamo più, che mettiamo via. Ecco qua. Fantastico. Amo follemente. E ovviamente Made in Cina, papà, dalla Sanrio, qui c'è scritto Hello Kitty. Insomma, vabbè. È una cosa che deve piacere. Questo è un oggetto per una persona a cui deve piacere Hello Kitty, perché se no non c'è dalla finestra. Io ho una collega che se potesse Hello Kitty la sgozzerebbe, però io la amo e quindi questo è. Poi mi è arrivato questo prodotto qui, che è l'Absolutely Flawless di Too Faced Cosmetics. Qua c'è tutta la spiega delle cose. Qui c'è l'inci e questo è la scatola. Eccola lì. Allora, questo è il correttore di Too Faced Cosmetics. Eccolo qua. Io l'ho fatto arrivare ieri. È modulabile, non l'ho ancora usato. Ci ho fatto uno sboccino giusto perché mi andava di capire com'era. Vediamo se riescono a fare dei danni. Eccolo qui. Questo è il colore, è modulabile e una volta che è spalmato diventa così. Non ha nessun cattivo odore, non lo so, non l'ho ancora usato, vi dico, è arrivato ieri mattina, inaspettatamente, perché tra l'altro questa è una delle ultime cose che ho ordinato e puff, ieri si è materializzato nella posta. Scatolina sua, è arrivato ovviamente in un sacchettino bolloso, anche lui, super imballato. Niente, qua come al solito hanno dichiarato il peso, il valore, quello che l'è, ed è arrivato dalla Malesia. Che dire, io non l'ho ancora provato e sicuramente farò una review anche di questo una volta che ce l'ho. È Perfect Nude del colore, questo è quando è spalmato. Vi posso soltanto dire che sono molto contenta perché non vedo differenze al momento. Così a vederlo e mi piace il colore perché va benissimo per la mia pelle, perché vedete che mi sto già sbiancando. E niente, insomma, questo è arrivato, io felice perché comunque anche qui tutto quello che è make per me vale oro. E poi in questa bella scatolina mi è arrivata una cosa che è questa. Un blushino nella tonalità Dolly Wally, Dolly Willy, insomma, Dolly Mix, vabbè, Milly Willy Mix, io non capisco una mazza. Questo è il blushino, ovviamente anche questo potrebbe essere fake, io questa cosa non la so. Questo è il packaging, questo è il colore, tra l'altro è un colore bellissimo che io amo follemente. Eccolo qui, tic, tic. Vediamo se riesco a farmi uno swatch in un luogo. Si vede una mazzaccia, aiuto. Vabbè, comunque il colore è questo qui. Eccolo lì. È molto pigmentato, è molto bello e rimane molto naturale. Qua c'è dietro c'è scritto il colore. Questo l'ho pagato 1,57 euro, mi sembra. E questo sì, più o meno saranno sulle 2 euro. Anche lui è costato pochissimo. Questo qui. Questo non l'ho usato perché in realtà mi è arrivato ieri, l'ho giusto swatchato e volevo farvi il video degli arrivi AliExpress nuovi, così almeno ce l'avete sotto mano. L'ho fatto vedere alle mie amiche del Beauty Room e vediamo se qualcun altro si vuole attaccare, perché a me è rimasto proprio attaccato alle mani. Mi sa che comprerò anche quello più pescato, perché comunque sono i colori che metto di più. Beh, rosa io li metto tanto sempre. Ah, anche questo. Lo annuso davanti a voi, non sa assolutamente di niente. E dice che sono 6 grammi di prodotto.
poi vedremo, nel senso, insomma, questo è tutto l'arrivaggio di AliExpress di queste 2 settimane, che io ho aspettato a spacchettare perché volevo farvi vedere tutto. Vabbè, a parte l'unzip, però lì era, non era possibile aspettare perché l'aspettavo da talmente tanto tempo che avevo tantissima voglia di usarla. Poi vi volevo parlare, visto che siamo in vena di video e almeno faccio un composite, di un prodotto che mi è stato inviato da un'azienda, la Cotton Plus, vedete? L'altro giorno mi è arrivato il pacco dei prodottini che mi ha mandato Cotton Plus. Cotton Plus è un'azienda italiana di Torino, mi sembra, o giù di lì, Luserna San Giovanni, vedete, che fa i dischetti di cotone. E che cosa hanno di speciale questi dischetti di cotone che io non ho ancora provato? Sono ancora tutti chiusi perché ho aspettato di farli vedere a voi. Adesso finalmente posso provare, sono curiosissima perché per me il momento dello struccaggio è fondamentale e se è un buon prodotto per me è la gioia. Allora, questi prodotti qui sono due in uno, nel senso che è cotone struccante con il latte detergente dentro. Ora io non so se ve lo faccio vedere qui, vedete che c'è una striscetta verde. Questi hanno dentro estratto di aloe vera e vitamina E con lo struccante delicato. Questo è quello più delicato. E questi qui sono i quadrotti, quelli in formato mini. Forse ho detto dischetti prima, vabbè. Hanno un profumo delizioso. Vedete? Con latte detergente, qua c'è tutta la spiega. Praticamente ci, si mettono un paio di gocce, se non ho capito male, sono andata sul sito a leggere, che ripeto, io non li ho usati ancora, li sono ancora tutti nuovi. Si mettono 2 gocce di acqua, la crema che c'è dentro, lo struccante che c'è dentro si attiva e voi vi potete struccare. Io li userò per un po', già stasera, adesso che finalmente posso aprirli. Questi qui sono con olio di argano e vitamina E. Anche qua. Qui c'è anche la carota. E mi hanno mandato 2 confezioni di questi piccoli e 2 confezioni di quadrottoni grandi, grandi. Qua. Che dire, io ringrazio Cotton Plus che me li ha mandati perché qua c'è la spiegazione di come funziona. Loro hanno un sito, se volete andare a vederli, ci si vedono tutti i prodotti. E anche questi sono quelli con estratto di olio di argan e vitamina E, e questi con aloe vera e carota. Sono semplicemente la versione grande, vedete? Uno di questi sono 2 di questi. So, magari quando vi fate un trucco un pochino più pesante avete anche la base. Questi si vede un po' meno, ma dentro c'è una righetta arancioncina, sono colorati e c'è il principio attivano tutti un profumo buonissimo. E che dire, io sono veramente felice di aver ricevuto questi prodotti qui, un po' perché vabbè, è sempre una gratifica ricevere dei prodotti da un'azienda, perché comunque non è tanto importante secondo me se ti cercano loro o se li cerchi tu, nel senso che io non ho nessun problema a dirlo. Spesso e volentieri ci sono delle giornate che io ho una mail predefinita e presento quello che faccio, perché nella miriade dei canali, dei blog che ci sono in giro, a meno che non sei un astro nascente che brilla nel ciel, nessuno ti noterà mai, cioè un minimo di conoscenza di te le persone la devono avere. Perciò io non ho nessun problema. Loro io li avevo contattati, volevo avere delle info sui loro prodotti, gli ho mandato il link del blog e gli ho detto che avevo aperto un canale se volevano venire a vederlo. Anzi, no, forse del canale non sapevano ancora. No, perché il canale ancora non c'era. Comunque, gli ho presentato il blog e loro sono andati a vederlo e poi mi hanno scritto dicendomi che erano andati a vedere tutto quanto. Mi hanno mandato queste cose qua, che tra l'altro a me fanno comodissimo perché vanno via come il pane, almeno posso provare dei prodotti nuovi. E bon, niente, questo è tutto. Io per questi poi farò una review a parte, ne parliamo. Datemi qualche settimana per provare e poi dopo vediamo. E vi saluto, vi lascio al prossimo video. Vado dall'uomo di casa che mi ha chiamato. E se non siete iscritti, iscrivetevi, mamma, spolliciate, datemi dei suggerimenti se ne avete. Ok.